A proposito di tasse, questo lo facciamo sempre in tutti i confronti, penso che lo sappiate. Riparto da Sala, 30 secondi per dirci quanto paga lei di tasse, quindi sua dichiarazione dei redditi, suo patrimonio immobiliare e anche la sua spesa per la campagna elettorale, a 30 secondi. La spesa per la campagna elettorale, ovviamente non abbiamo ancora finito, ma sarà circa di 1 milione di euro, probabilmente rimarremo sotto, poi dipende se vado come proprio mi auguro al ballottaggio. Da dipendente, da manager pubblico, abbiamo un livello, quindi mi riferisco all'anno scorso, no? Sotto i 200, fino a 240 mila euro è l'ultima dichiarazione, però ho messo in rete la dichiarazione degli ultimi 5 anni, possiedo una casa in Liguria, possiedo un appartamento di vacanza in Svizzera. Parisi, la sua dichiarazione dei redditi, il suo patrimonio immobiliare, quanto ha speso fino adesso e anche quanto prevede, se prevede di andare al ballottaggio? La dichiarazione dei redditi l'ho pubblicata ed è intorno all'anno scorso, 2014, quindi non 2015, era intorno a 300 mila euro di reddito. Ho una casa a Milano, ho due case a Roma, due case in Maremma e una casa a Tel Aviv. Quanto ha speso per la campagna elettorale? Per la campagna elettorale fino adesso abbiamo speso 450 mila euro grosso modo e abbiamo raccolto e abbiamo raccolto 650 mila euro. Grazie Corrado. Dichiarazione dei redditi anche suo, patrimonio immobiliare e spese per la campagna elettorale. L'ultima dichiarazione è di poco sotto i 40.000 euro, mi sembra 38-39.000, posseggo il 50% di una casa di 90 metri quadri a Milano dove vivo con la mia compagna e i miei figli e per la nostra campagna elettorale spenderemo circa 25.000 euro.